Ciao a tutti, lo Hiragiya Ryokan è un ryokan di altissimo livello qui a Kyoto. Ci si arriva veramente in modo molto facile, basta prendere l'uscita 8 della fermata Kyoto Shiakshomae. Laggiù, dall'altra parte della strada, c'è il comune di Kyoto, che appunto si dice Shiakshō. Kyoto Shiakshomae vuol dire la fermata del comune di Kyoto. Praticamente uscita 8 e eccoci qua, arrivati già al ryokan Hiragiya. Vedete, è una piccola fortezza da questa parte, anche da questa, e è davvero super tradizionale e di altissimo livello. Se volete fare la vostra esperienza in ryokan e avete il budget necessario, veramente qua non sbagliate assolutamente. È importante sapere che lì c'è la fermata e poi da questa parte praticamente andate verso le zone del Nishiki Market, diciamo. Eccoci qua. Veramente spettacolare. Vado fino a qua tanto per farvi vedere un attimo. Dicevo, se andate da quelle zone, andate verso la zona del Nishiki Market praticamente. Non vi consiglio di andare di là perché c'è poco, quindi quando uscite non andate di là diritti perché c'è poco, e la stessa cosa a sinistra, non vi consiglio di andare. Quando uscite dal ryokan praticamente andate da questa parte in modo tale da arrivare nelle zone centrali della città, e parlo proprio delle zone più attive in termini di negozi, ristorantini eccetera. È chiaro che se poi volete andare, non lo so, al Tempio d'Oro, al Fushiminari, al Kiyomizu-dera, è sempre meglio prendere magari la metropolitana da lì, oppure poco più in là dove c'è il comune di Kyoto, gli autobus che vi portano un po' in tutta la città. Vi volevo far vedere che la zona è molto molto tranquilla e non c'è moltissimo qua intorno, ma dovete sempre pensare che, come spiego sul mio sito www.marcotoni.it, il ryokan deve essere un'esperienza singola di una notte in genere, perché ve lo dovete godere al 100%, cioè entrate nel ryokan e ci state fino al giorno dopo quando fate il check out. Questa è un po' la vera essenza del ryokan secondo me, e soprattutto secondo i giapponesi, che quando vanno nei ryokan non è che vanno al ryokan e poi escono subito, vanno a mangiare fuori, poi tornano, escono la serata, fanno fuori. No, si va nel ryokan, si sta, ci si fa coccolare dalle vere tradizioni giapponesi in questa piccola, come ho chiamata prima, fortezza, perché vedete ha una struttura molto compatta che rende molto bene l'idea che fuori c'è magari la vera città di Kyoto, ma dentro qua si respirano tradizioni e atmosfere d'altri tempi. Quindi vi ho fatto vedere un attimo su come arrivare a Hiragiya Ryokan e quello che si trova qui intorno. Ovviamente per tutte le altre informazioni venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it. Al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.